ho due leggi in questo esercizio. Uno è la conservazione della quantità di moto del sistema. Uso la stessa notazione, ma così è tutto un po' uniforme. La quantità di moto del sistema, d'accordo, vedete, perdite del sistema, prima dell'urto, iniziale e finale. Uso la stessa notazione. Questa è la conservazione della quantità di moto, quindi è uguale dopo e prima, prima e dopo. Questa è la condizione di elasticità. Imponiamo che l'urto sia elastico. Cosa intendo? Che l'energia cinetica dopo sia esattamente uguale a quella alla fine. Mi raccomando. Ok? Vogliamo vedere le conseguenze matematiche di apporre anche questa legge. Quindi ho due leggi. Allora, queste sono due equazioni, una per legge, e diamo per dato cosa? M1, M2 e la velocità iniziale. Quindi supponiamo di conoscere la massa della particella 1, di conoscere la massa della particella 2, di conoscere la velocità iniziale della particella 2, ferma, e di conoscere la velocità della particella che sta incidendo, velocità 0. E non conosciamo V1 e V2, quindi abbiamo due equazioni in due incognite, ok? E dobbiamo risolvere. Dobbiamo risolvere. Cosa vuol dire risolvere? Vuol dire capire cos'è la V1 e cos'è la V2, che dipenderà dalle masse, come potete intuire. Allora, io vi faccio vedere un modo per risolvere questo sistema, che trovo, io la trovo la più trasparente, ma ce ne saranno forse diverse. Fate quello che volete, potete anche addormentarvi e a casa fate come volete. Io vi faccio questo. Allora, come potete vedere dalla seconda equazione, l'1/2, che poi capiremo come mai c'è l'1/2 nella definizione, come mai si mette l'1/2, verrà fuori dopo, fa parte della definizione di questa fase qua. L'1/2 che c'è in questi tre, sia a sinistra che a destra, non è quello che contribuisce all'eguaglianza. Quindi il contenuto matematico della seconda equazione, piuttosto di cancellare cose che gli studenti odiano, lo riscrivo di là. Quindi riscrivo la prima, che è M1V0 uguale M1V1 più M2V2, e riscrivo la seconda col suo contenuto matematico, senza l'1/2. M1V0 quadro, che deve essere uguale a M1V2 quadro più M2V2 quadro. Quindi mi raccomando, la notazione, la V1 e la V2 sono la velocità dopo, la V0 è la velocità della particella 1, prima dell'urto. Ok, capiate bene, tenete a mente il significato dei singoli. Queste sono le due equazioni. Adesso manipolo queste due equazioni in un modo che io trovo molto semplice. Per esempio, nella prima e anche nella seconda, porterò a sinistra tutto quello che è appendice 1, cioè che riguarda la particella 1, e lascio a destra quello che riguarda la particella 2. Ok. Una cosa che non ho detto, ma che merita che io puntualizzi, è che negli urti elastici, notate come le particelle dopo l'urto mantengono la loro identità. La 1 è sempre la 1 e la 2 è sempre la 2. Invece l'archetipo di un urto non elastico è quello che avevamo visto l'altro giorno, quando avevamo la particella 1 che andava addosso alla 2 e dove rimanevano incollati assieme. Perché in un certo senso stanno perdendo la loro individualità, no? E vanno avanti con una velocità comune. Vi ricordate? Quindi qua le particelle 1 e 2 mantengono la loro individualità. Questo è un urto dove non sono più individuali. Anzi, verifichiamo voi, lo facciamo assieme? Che palle. Ho una domanda in meno da fare all'orale. Verificate che una cosa del genere non è un urto elastico. Con quale percentuale l'energia cinetica finale non è uguale a quella iniziale? Cioè, che percentuale è di quella iniziale? Lo sapreste calcolare? Fatelo, mentre lo faccio io. Sfidatevi. Prima dell'urto immaginate questa è la velocità V0. E qual era la velocità finale? L'avevamo calcolata in due modi. Uno era calcolare l'energia, era calcolare la velocità del centro di massa, no? Che durante l'urto il sistema è isolato, la velocità del centro di massa non cambia perché non ci sono forze esterne. Quello era un modo. L'altro era invocare proprio la conservazione dell'energia, della quantità di moto. Prima dell'urto la quantità di moto era
M1V0, dopo l'urto era M1 più M2 per la velocità finale, e si poneva uguale perché era quindi uno aveva che questo VF cos'era? VF era uguale a M1 diviso M1 più, più M2 per V0, ricordate? Che uguale, quella è proprio la velocità del centro di massa. State studiando o no? Colombe, Ove Pasquali, siete già in dieta? Quindi, sapendo questo, calcolate l'energia cinetica finale e confrontatela con quella iniziale. Dai, fatelo, prima che la faccia io. L'energia cinetica iniziale è uguale a 1/2 M1V0 quadro. L'energia cinetica finale è uguale a 1/2 per la massa di questo oggetto che ormai si muovono come un oggetto unico, quindi hanno perso la loro individualità. Cos'è? M1 più M2 per la loro velocità al quadrato. L'avevamo fatto, mi pare, l'altro giorno questo, no? Questo calcolo non l'avevamo fatto, non ricordo più, l'avevo fatto, ma siccome lo faccio ogni anno, dai, cosa viene fuori? Cosa viene fuori? Vedete che questo qui, facciamo così, track, tac, tac, giusto? Dov'è il cancellino? Lo scrivo meglio. D'accordo? Questo va via, uno di questi. Uno di questi M1 e questo V0 quadro è l'1/2, li metto assieme per avere l'energia cinetica iniziale, e mi rimane dietro, ok? Come vedete, l'energia cinetica finale non è uguale all'energia cinetica iniziale, è minore dell'energia cinetica iniziale. Perché? Perché M1 diviso M1 più M1 è un numero inferiore di 1, è proprio il rapporto di massa della particella 1. Quindi questo urto qua non è un urto elastico. Infatti, per eccellenza, proprio perché perdono completamente la loro individualità, rimangono appiccicati assieme, questo è un esempio di un urto anelastico, completamente anelastico. Ok? Anelastico, nuova parola, vuol dire non elastico. Ok? Quindi, mi raccomando, questo qui che stiamo facendo è un urto elastico, le particelle mantengono la loro individualità. Ok. Andiamo avanti con la manipolazione di questo sistema. Quindi, cosa ho detto che voglio fare? Voglio portare a sinistra tutto quello che ha pedice 1, perché la particella 1 mantiene la sua individualità anche dopo l'urto, e voglio mettere a tenere a destra quello che ha pedice 2. Guardate. Quindi questo lo porto a sinistra. Vedete che la M1 e la M1 sono metterò in evidenza. Quindi la prima equazione sarà M1 che moltiplica V0 meno V1, e lascio a destra quello col pedice 2. Faccio la stessa manipolazione della seconda, quindi se volete questa è l'equazione, chiamiamo questa l'equazione 1, questa è l'equazione 2, questa è l'equazione 1, questa è l'equazione, chiamiamo 2', perché ho tolto l'1/2, no? Quindi questa è l'equazione, chiamiamola 3, e questa è l'equazione 4, cioè questo diventa cosa faccio? Porto questo di qua. Vedete che ho M1 e M1 saranno, metterò in evidenza, quindi ho M1 per V0 al quadrato meno V1 al quadrato, lasciando a destra M2 V2 al quadrato. Va bene? Anzi, piuttosto di chiamare questo 3 e 4, chiamiamo questo la 1, perché così ricordo la loro origine, no? Questa è la manipolazione di questa, e questa è la manipolazione di questa, quindi la chiamerò così. La prima equazione della seconda, sono modificazioni, d'accordo? Piuttosto che 3 e 4, che poi diventano una numerazione senza senso.
insistendo con 1 e 2 stiamo ricordando che la 1 è l'equazione della conservazione della qualità di moto e la 2 è la conservazione dell'energia cinetica. Adesso faccio una cosa che tutti voi dovreste sapere. Questo è un prodotto notevole, quindi si può aprire. Quindi questa qua, vi scrivo la prima, perché voglio tenerli sempre assieme, perché poi farò una cosa. Muovo la prima. I gesti sono così corti che faccio fatica a scrivere. Questa qua scrivo M1 V0 meno V1 più per V0 più V1. E questa la chiamiamo l'equazione 1 e questa l'equazione. Ok? Adesso cosa faccio? Prendo la seconda e la divido membro a membro dalla prima, cioè faccio la 2 3 diviso la 1. Quindi lo scrivo esplicitamente M1 ovviamente. Quando è che si può dividere? Quando il denominatore è diverso da zero. Quindi questa manipolazione qua è valida se questo è diverso da zero, se V2 è diverso da zero, o se questo è diverso da zero, se V1 è diverso da V0. Deve essere molto importante questo. Adesso chiedetevi, ma cos'ha di speciale? Qual è il contenuto fisico di questo vincolo matematico? Il vincolo matematico di questa manipolazione è che questo deve essere diverso da 0 e questo deve essere diverso da 0, cioè che V0 deve essere V1 deve essere diverso da V0. Pensateci un attimo, quella è una condizione matematica, ma che senso fisica ha? Dire che la V2 è diverso da 0 vuol dire che la particella 2 si muove. Prima dell'urto era fermo. La condizione che V1 sia diverso da V0 vuol dire che la particella 1 ha cambiato la sua velocità. Non è più V0, ma è qualcosa di diverso. Quindi il contenuto fisico di queste condizioni matematiche è che l'urto sia successo, sia avvenuto. Che la 2, veramente, essendo stato urtato, non è più fermo. E che la 1, avendo urtato, non ha più la velocità che aveva prima. Siamo d'accordo? È importante, perché vedete la differenza tra la matematica e la fisica. In fisica le grandezze hanno un significato. Dire che questo è diverso da zero e che questi non sono uguali sta fisicamente dicendo che l'urto è avvenuto. Quindi possiamo o non possiamo fare questo passaggio? Beh, io direi che sì, che lo stiamo facendo, lo stiamo dicendo che l'urto è avvenuto. Non c'è, capito? Pensateci un attimo. L'urto è avvenuto, quindi questo passaggio è legittimo. La velocità della 2 è diversa da 0, si è mosso, e la particella 1 non ha la velocità che aveva prima. Quindi questo è fisicamente proprio quello che stiamo descrivendo, quindi la matematica è valida. Adesso, facendo così, io posso fare delle divisioni. Vedete che M2 va via con questo, uno di questi va via con quello. Questo va via con quello e questo va via con quello. E rimane un'equazione, dove la scrivo? La scrivo qua. Rimane un'equazione importante. Rimane che V0 più V1 è uguale a V2. V0 più V1 è uguale a V2. Cioè, avendo combinato l'equazione 1 e 2 assieme, abbiamo creato una equazione. Vedete? Però questa equazione ha due incognite. Perché io, certo, potrei dire V2 e V0 più V1, ma V1 quant'è?
Allora, questa equazione la risbattete nella prima. Quindi abbiamo m, sto riscrivendo la prima, mv0 uguale a m1v1 più m2v2, ma v2 è uguale a questo. Ed ecco, facendo così, quindi questa equazione la chiamiamo, magari questa è l'equazione 3, che è una nuova equazione, questa qui è la 1 più la 3, cioè più, nel senso che ho usato la 3 e ho, lo, come posso, che notazione posso inventarmi qua? Non è la 1 più la 3, è la 1 usando la 3. Facciamo così. Ok? Questa è l'equazione 1 con la 3, usando la 3, d'accordo? Adesso guardatela, è una equazione con una incognita. Vedete? Perché c'è solo v1 e v1. Quindi io posso ottenere la v1 da questa, ottenuto da questa la v1, la metto qui e avrò la v2. E ho chiuso, ho completato l'esercizio. Facciamolo. Con un po' di calma, svolgiamo qua, quindi m1v0 a sinistra, m1v1 più m2v0 più m2v1. L'incognita è v1, quindi voglio mettere in evidenza, eccolo qua, quindi ho qua m1v0 più m1 più m2 per la v1 in comune, che è l'incognita, più m2v0. Quindi porto questo di qua e ottengo finalmente la V1, e la V1 è semplicemente uguale a M1 meno M2 diviso M1 più M2 per la V0. Questa è la prima equazione. Ho ottenuto questo, lo mettete qui e ottenete la V2. Cosa sarà la V2 secondo voi? Vedete che ho la V0 in comune. Quindi ho 1 che posso scrivere come m1 più m2 diviso m1 più m2, quindi qua avrei m1 più m2 più m1 meno m2, quindi gli m2 vanno via e ho 2m1, quindi v2 è 2m1 diviso m1 più m2 v0. Ok? Questo è come io propongo la soluzione, fatela come vi pare, questo è il mio modo di manipolarlo. E ragioniamo adesso su queste equazioni. Per esempio, un punto notevole da guardare è guardate la V1. Anzi, guardiamo la V2 prima. La V2 è sempre positiva. Cioè, se io chiamo questa la direzione positiva, se io chiamo questa la direzione positiva, cioè la direzione positiva, se io chiamo questa la direzione positiva, cioè la direzione che ha la particella V0, vedete che la V2, la velocità della 2 dopo l'urto, è positiva. Cioè cosa vuol dire? Che è nella direzione, è di là. Invece adesso guardate la V1. La V1 non è necessariamente negativa, positiva, potrebbe addirittura essere 0, potrebbe essere negativa. Vedete che il segno algebrico della V1 dipende da questo oggetto qua, dal numeratore di questo numero puro. Questo è un numero puro, vedete che ha le dimensioni di una massa, ha le dimensioni, il numeratore di una massa e il denominatore di una massa, quindi questo è un numero puro, una velocità è una velocità! Questo numero che moltiplica V0 è un numero puro, però quel numero puro è un segno algebrico. Se m1 è maggiore di m2, allora questo è positivo, quindi la particella 1 va di là. Se m1 ha una massa inferiore a m2, questo è negativo. Cosa vuol dire? Che la particella 1 sta andando di là, a sinistra.
E se le due masse sono esattamente uguali, la particella 1 si ferma. Cioè, l'incidente si ferma, si intende. Ok? Questo arriva e si ferma. E la, infatti, questo è proprio il gioco del biliardo o della culla di Newton. Quando le masse sono uguali, la particella 1, arrivando, perde tutta la sua energia cinetica, si ferma, e la particella 2 se la prende l'energia cinetica. C'è un travaso di energia cinetica, c'è un passaggio di energia. La particella 1 ha una certa energia cinetica, si ferma, quindi la perde totalmente. Ma l'urto è elastico. Vuol dire che l'energia cinetica del sistema dopo, adesso uguale al primo, che fine ha fatto? Se l'è presa la 2. La particella 2 ha preso tutta l'energia della particella 1. Ma questo avviene quando le masse sono uguali. Se le masse sono diverse, non c'è un travaso completo di energia cinetica. C'è un passaggio, sì, perché la particella 2 si muove, quindi ha energia cinetica. E la particella 1 non ha perso tutta la sua energia cinetica, ne ha ancora. Se la massa della particella 1 è maggiore della 2, l'energia, la particella si muove di là, la quantità di moto è di là. Se la particella 1 ha una massa inferiore, la particella si muove verso sinistra. Avrà una certa energia cinetica, perché si sta muovendo, e la somma della sua e la somma dell'altra è uguale al valore iniziale. Urto elastico. Quindi c'è un passaggio di energia cinetica. Esattamente come nelle interazioni, in generale, c'è un travaso di quantità di moto. C'è un passaggio di quantità di moto. D'accordo? Facciamo dei casi importanti. Per esempio, supponiamo che la particella 1 abbia una massa molto più piccola della particella 2. Quindi voi avete una biglia d'acciaio e la lanciate contro un muro d'acciaio, una piastra d'acciaio, un muro, un edificio che ha una massa molto più grande rispetto alla biglia incidente. Cosa succede, secondo voi? Se la massa della particella 1 è molto più piccola della particella 2, quindi la particella 2 ha una massa molto grande, allora cerchiamo di vedere cosa ci dicono le formule, piuttosto di ragionare solo così. Dovete usare la matematica, perché l'intuito non ce l'avete ancora. Allora, ragioniamo sulla formula della particella 1, dopo l'urto. La riscrivo così. Quindi V1 è uguale a M1 meno M2 diviso M1 più M2, questa è una grandezza adimensionale, che moltiplica V0. Adesso io voglio studiare il limite che M2 sia molto più massiccio della particella 1. Cioè, voglio studiare il limite che M1 diviso M2 sia un numero molto più piccolo di 1. Molto piccolo. Quindi prendo questa formula e la scrivo in modo da mettere in risalto frazioni di questo tipo. Quindi prendo il numeratore e anche il denominatore e metto in evidenza la 2. Perché se metto in evidenza la 2, guardate, la prima diventa... Metto in evidenza la 2, quindi ho questo che diventa M1 diviso M2 meno 1. Vedete che ho fatto apparire una frazione del tipo che mi interessa. Faccio la stessa cosa qua, metto in evidenza la M2. Quindi ho M1 meno M2 più 1, tutto questo per V0. Per ora, silenzio per cortesia, non ho fatto nessuna approssimazione, ho solo scritto in maniera furba. Ma avendo M2 e M2 in evidenza qui, questi ovviamente si elidono, e la formula diventa M1 diviso M2 meno 1 diviso M1 diviso M2 più 1, tutto che moltiplica lo 0. Ribadisco, non ho ancora fatto alcuna approssimazione, ho solo scritto in maniera pronta per fare uno studio di limite, perché adesso faccio il limite che M1 su M2 sia molto piccolo. Ok? Quindi questo
tende a zero, volendo, questo tende a zero, quindi questo nel limite che m1 sia molto più piccolo di m2, a cosa tende? A meno di zero, questo è ciò che si di meno, cioè che la particella 1, urtando elasticamente un oggetto di massa molto grande, rimbalza. E nel limite che il corpo 2 ha una massa infinita, la particella 1 rimbalza con una velocità esattamente uguale, ma contraria alla velocità con cui era entrato nell'urto. Quindi questo è quando giocate a tennis contro un muro, o quando fate rimbalzare una biglia sul tavolo, torna su. Non torna esattamente all'altezza iniziale. Perché? Perché l'urto non è completamente elastico. Ma se fosse elastica, nel limite che fosse un urto ideale, la biglia dovrebbe ritornare alla stessa altezza. Invece in pratica va giù e torna su a una certa quota che non è esattamente quella iniziale, ma solo perché l'urto non è perfettamente elastico. Questa è una idealizzazione. Cosa avviene alla particella 2 nello stesso limite, secondo voi? Allora, prendete la formula, la riscrivo. Comincio ad avere un sacco di frammenti di gesso, tutti molto corti, sono ormai degli infinitesimi. Qual è il limite? Mettete in evidenza la m2. Ovviamente questo qui tende a zero, questo tende a zero e ovviamente questo tende a zero, no? Cioè, più massiccia è la 2, meno si muoverà se viene colpito dalla 1, no? Non si muoverà solo nel limite che ha una massa infinita. Quindi se voi fate urtare elasticamente, cos'è un urto elastico? Conservazione dell'energia cinetica. Cos'è l'energia cinetica? Un mezzo m quadro. Nel limite, cioè se avete un urto elastico e fate urtare quindi elasticamente una massa contro un'altra massa, se l'urtato ha una massa grande, ma non infinita, perché l'infinito è... la particella 1 rimbalzerà, tornerà indietro con una velocità che è molto vicina alla velocità iniziale che aveva come modulo, la direzione è cambiata, la velocità è un vettore, lui prima dell'urto andava a destra, dopo l'urto sta andando a sinistra, il modulo di questa freccia del rimbalzo sarà più piccolo della velocità del modulo iniziale. Perché? Perché il corpo 2 non ha massa infinita e la particella 2 venendo urtato si muoverà in verso destra con una velocità piccola. Perché è piccola? Perché ha una massa grande, ma la somma dell'energia cinetica di questa bestia, e dell'altro che sta rimbalzando, l'energia cinetica di questo più l'energia cinetica uguale al valore iniziale, è un urto elastico. Ok? Cosa succede nel limite opposto? Cioè di avere la particella 1 che è molto maggiore della particella 2. Cioè, qual è il limite opposto di avere un urto elastico, sì, tra un corpo molto massiccio e uno poco massiccio? Fate lo studio, di nuovo, allora torniamo alle formule, ma questa volta metto in evidenza, cosa metto in evidenza adesso? Metto in evidenza M1, perché questa volta voglio avere che M1 diviso M2, questo l'ho già fatto, voglio questo, che la 2 sia molto minore della 1, voglio che la 1 sia molto massiccia e vada addosso a una particella poco massiccia, quindi in questo caso io sto essenzialmente studiando questo, quindi adesso voglio riscrivere questo mettendo in evidenza la M1 per crearmi quindi dei rapporti, a far apparire queste frazioni che posso nel limite trascurare.
Quindi metti in evidenza M1 del denominatore, M1 lo porto fuori, ho 1 meno M2 diviso M1, tutto. Metto in evidenza M1. Ok? Ovviamente questo va via. E per il momento non ho ancora fatto alcuna approssimazione. Queste sono le formule vere, sono riscritte in maniera furba, d'accordo? Ok, riscriviamo anche questa, metto in evidenza la M1, quindi 2M1 sopra, metto in evidenza la M1 sotto. Questa M1 va via con questo. Ok. Adesso vedete che nel limite che la particella 1 abbia una massa molto più grande della 2, questa potete trascurarlo rispetto a 1, quindi in un certo senso la fate tendere a 0, questo lo potete trascurare rispetto a 1, e quindi vedete che nel limite che M1 sia molto maggiore di M2, la V1, la massa, la velocità della particella 1 dopo l'urto, è praticamente uguale a quella che era all'inizio. Chiaramente è uguale solo, solo nella condizione che la particella 1 avesse massa infinita. Ma nella misura in cui la particella 1 non ha una massa infinita, la V1 non è uguale a V0, e quella era una delle condizioni matematiche che avevamo per non avere la divisione diversa da 0. Quindi pensate, questo è un limite, non sarà mai M1 infinito, perché l'infinità è un concetto matematico, in fisica nulla ha massa infinita. Analogamente qua, cosa succede alla velocità 2? Nel limite che la massa della particella 1 sia molto grande rispetto a 2, questo è piccolo rispetto a 1, se volete potete matematicamente fare il limite, e questo è un risultato non intuitivo, questo è un risultato che viene fuori se uno fa i conti, perché che la particella 1, avendo una massa così grande, travolga la 2 e quasi non si accorge di aver colpito alcunché, è abbastanza intuitivo che la sua velocità cambierà poco. Ma cosa succede alla particella 2, travolta da una che ha una massa molto grande? Questo risultato è non intuitivo e si ottiene facendo i conti, ma non è una cosa che uno può intuitivamente dire, ah sì, nel limite di una particella di massa piccola travolta da uno grande, che lui rimbalzi lì via con una velocità doppia. Questo non è intuitivo, viene fuori dai calcoli, è un risultato non intuitivo. Cioè nel limite che la particella travolta abbia una massa molto piccola, rinculerà, schizzerà via per effetto dell'urto con una velocità doppia della velocità con cui la 1 arrivava. È un risultato, ripeto, non intuitivo, dovete saperlo ottenere e ricordarlo. E se qualcuno mi porta la palla canestro bella gonfia e una palla da tennis bella gonfia, posso forse farvi intuire come questo sia vero. Comunque con delle monetine, di nuovo questo tavolo è abbastanza ruvido, però con una monetina grossa da 2 euro e una da 1 centesimo, 2 centesimi, 5 centesimi, se fate un urto frontale, vedrete che quella di massa piccola tende ad andare via con una velocità notevole. Fate l'esperimento durante a casa vostra, con un tavolo bello liscio, notate che una monetina di massa piccola tenderà ad avere una notevole velocità dopo l'urto. Ok? Questo è molto importante, questo esercizio. A me piace farlo il più presto possibile in un corso, perché è un altro modo per cominciare a capire questo concetto di massa. Questo concetto di massa è veramente un concetto sofisticato. Ed ecco come gli effetti della massa, ok, l'urto elastico, d'accordo, ma guardate gli effetti delle masse. Quindi questo è un altro modo almeno per determinare se due corpi hanno la stessa massa, no? Questo è un carrello, ecco lo disegno piccolo il carrello perché non è certamente il carrello che è importante. Qua avete un corpo
di massa standard, e qua avete una bella calamita, nord e sud. Ed ecco un altro carrello. Qua avete il corpo X con la calamita messa con la stessa polarità, in modo che siano repulsive. Sono molto lontane ancora, questo è fermo e questo lo lanciate a una certa velocità. Quando è che potreste dire che il corpo X ha la stessa massa? Quando è avvenuto l'urto, perché è in fondo è un urto, certo non si toccano, ma per i fisici hanno a chiamare urto anche, non so, un oggetto che sta viaggiando, se non interagisse con nulla andrebbe di moto rettilineo uniforme. Ma ecco qua il Sole, e questo è un asteroide o qualcosa che viene addirittura fuori dal sistema solare. Se non ci fosse il Sole andrebbe dritto, invece in presenza del Sole vedete che questo è un urto, questo i fisici lo chiamano un urto, perché c'è un'interazione che scambia quantità di moto, ma scambia anche energia cinetica, tra l'altro un urto elastico. E se questo è invece di essere un pianeta, un elettrone, e questo è un protone, è un urto. E se questo è un altro protone, magari si spingerà da questo è un urto. Questo è un urto, quindi l'urto non è necessariamente per forza di contatto. Quindi cosa succederebbe? Se queste hanno la stessa massa, io dovrei avere questo che arriva, si ferma e quello parte. Se invece questo arriva, interagisce con questo parte perché è respinto, NNSS, questo parte, è respinto, ma questa continua il suo moto, allora cosa deduco? Questa ha una massa maggiore di quello. Se invece questo parte, chiaramente perché è spinto, ma questo in qualche modo sembra fermarsi, addirittura tornare indietro, allora questa ha una massa inferiore, eccetera, eccetera, eccetera. È un senso molto importante, lo chiedo in mille salse. Per esempio, potrei chiedervi, provate a esercitare la vostra abilità matematica, immaginate, ovviamente, questa è la versione facile che faccio in classe, facile perché la notazione è facile, ma esercitatevi, fatelo, cercatelo su un libro se non lo sapete fare. Non venite a chiedere a me come si fa, perché è vergognoso che uno studente lo faccia. Venga dal professore senza aver tentato. Dovete tentare in tutti i modi prima di chiedere a un professore. Fate questa versione qua. Ovviamente la notazione si appesantisce, in cui questo ha una velocità, di nuovo hanno masse diverse. Questa prima dell'urto lo chiamiamo V1. Dopo l'urto questa è la V2. Dopo l'urto questa è la V1 primo e questa è la velocità V2 primo. Chiaramente avverrà l'urto se V1 è maggiore di V2, non vi pare? Se vanno tutte e due a destra, l'unico modo che avverrà l'urto è che se questo è più piccolo di quello, perché questo arriverà. Quali sono le formule, quindi, nell'ipotesi di conoscere V1 e V2, quale sarà la velocità dopo l'urto? Quindi le condizioni quali sono? Conservazione della quantità di moto, questo è facile, prima dell'urto, il sistema, questo è il sistema, la quantità di moto del sistema è la somma vettoriale, si intende, della quantità di moto, questo e di quello. Ok, dopo l'urto cos'è? M1, V1 primo. Più M2, V2 primo. Conservazione della quantità di moto, questi da sui quali. Energia cinetica, prima dell'urto l'energia cinetica è la somma delle energie cinetiche delle particelle che compongono il sistema. Mezzo M1, V1 quadro, più un mezzo M2, V2 quadro. Dopo l'urto, un mezzo M1, V1 primo, quadro si intende, quindi V primo. V1. Vedete che la notazione comincia ad essere brutta, per quello faccio la versione in classe dove la 2 è ferma, perché mi semplifica la vita, però il mio compito è anche complicato la vita all'esame, se no che esame è? Ottenete V1 primo e V2 primo. Potrebbe anche essere una variante che faccio ogni tanto agli orali, è che V2, cioè la velocità della particella prima dell'urto, sia esattamente uguale e contraria alla velocità della particella 1 prima dell'urto. Cioè qual è la situazione? Che la 1 e la 2
stanno andando addosso l'un l'altro. Ok? Quindi in questa versione dell'esercizio è un urto frontale, nel senso di vanno in direzione opposta, no? Il peggior tipo di incidente automobilistico è questo, no? Non che andate addosso a una macchina ferma, non che tamponate una macchina, ma che la macchina contro cui urtate sta venendo in direzione opposta alla vostra. Quindi con questa notazione qua, dove la V1 la chiamate V0 e la V2 la chiamate meno V0, l'equazione diventa M1V0 a meno M2V0 è uguale a M1, chiamiamolo V1, la velocità dopo, più M2, la velocità 2, la velocità dopo. Vedete che c'è questo segno meno? Quindi ho semplificato togliendo questi apici. Quindi questa è l'equazione, questa qua, con questa posizione, che V2 è uguale a meno V0 e V1 uguale a V0. E allora questi apici non hanno nessuna importanza più, no? Gli apici servivano per differenziare, e allora a questo punto, questa notazione, posso fare così, no? E l'equazione dell'energia cinetica è M1V0 quadro più 1/2 M2V0 quadro. Ok, tirate fuori la velocità 1 e 2 dopo l'urto. Esercizi tipici da scritto e da orale. Dai! Se avete capito, lo ricostruite da soli. Comincio a cancellare qua, va bene? Non dovete essere delle segretarie o dei segretari che prendono appunti senza capire quello che scrivono. Dei dattilografi. Gli appunti dovrebbero essere appunti riassuntivi, non testuali. Perché se siete così impegnati a scrivere quello che scrivo, a trascrivere quello che scrivo, non ascoltate quello che dico, no? Una curiosità, quantità di moto, rateo, chiamata la forza, siete ormai i cani di Pavlov, addestrati subito a scrivere questo nel linguaggio degli integrali. Quindi la variazione di P è uguale all'integrale da T1 a T2 della F pensata come funzione del tempo. Giusto? È la stessa fisica. Queste sono tre equazioni, fx, fy, fz. Queste sono tre equazioni, variazione di px, integrale di fx, variazione di y, integrale di fy, d'accordo? Questa roba qua, l'integrale della forza del tempo, ovvero la variazione di p, si chiama impulso. Ok? Si chiama impulso. Quindi l'integrale della forza del tempo è l'impulso. Cos'è l'impulso? È la variazione della quantità di moto. Allora vi chiedo una cosa, visto pochi secondi. Questo è un tavolo e avete qua una biglia. Magari il tavolo è d'acciaio, non è fangoso, perché voi potreste anche avere una biglia d'acciaio, ma se cade in un tavolo che è pieno di colla oppure fangoso, la biglia pur d'acciaio non rimbalza. O potete avere un tavolo d'acciaio, ma una biglia di creta o con le ventose che non rimbalza. Ok? Quindi prendete una biglia d'acciaio, un tavolo d'acciaio, e immaginate che l'urto sia elastico. Il tavolo ha una massa infinita, quindi questa qua ha una massa infinita, molto grande. Cosa si intende per infinito? Non si intende veramente infinito, si intende da ingegneri che ha una massa così grande rispetto a questa che praticamente il tavolo non si muove e praticamente questo avrà, quando urterà qui, e avrà poco prima dell'istante una certa velocità, cosa che ha acquistato nella sua caduta gravitazionale, no? Qua c'ha energia cinetica uguale a zero, eppure qua giù l'energia cinetica ce l'ha. Da dove l'ha presa? L'ha presa dall'attrazione gravitazionale, parleremo di energia potenziale, bla bla bla, ma lui
poco prima dell'urto ha una velocità verso il basso, ok? Quindi ha una velocità verso il basso. Subito dopo l'urto, se è un urto elastico, questa qua, subito dopo l'urto, sta salendo con la stessa velocità con che aveva poco prima di urtare. D'accordo? Questo è un urto elastico. Se non è proprio elastico, questa velocità non sarà proprio uguale, sarà un po' più basso, e quindi, essendo un po' più basso, arriverà a un'altezza non uguale all'altezza iniziale. Ma nell'urto elastico, lui dovrebbe avere esattamente la stessa velocità che aveva, la stessa quantità di moto, no? Visto che è la stessa biglia, è un urto elastico, non ha perso la sua identità, mantiene la sua massa, non si è rotta. Lui avrà la stessa quantità di moto girato di segno, il modulo della quantità di moto sarà la stessa, cambiata di segno, la velocità, il modulo di velocità è uguale al modulo di velocità che aveva poco prima, d'accordo? D'accordo? Quindi la quantità di moto prima dell'urto è verso il basso, è questa freccia qui, la quantità di moto dopo l'urto finale è questa freccia. Qual è la variazione della quantità di moto? Disegnatela. Allora, dovete fare, cos'è la variazione? La variazione è P nell'istante T2, quindi chiamiamolo finale, meno P nell'istante iniziale. Quindi voi dovete fare questa freccia meno questa freccia. Quindi dovete fare questa freccia meno questa freccia. Quindi qual è la variazione della quantità di moto come freccia? Disegnate la freccia che è l'impulso, la variazione della quantità di moto. Allora, questo meno questo, cos'è meno? Voi potete fare che questo è uguale a cosa? Coraggio. A questo più coraggio. Questo moltiplicato per... Cos'è questo qua? Cos'è questo? Meno. Giusto? Questo meno questo è uguale a questo più questo. Sì o no? E quindi vedete che questo è uguale alla freccia che è doppia, quindi ahimè non mi sono dato spazio. Questo più questo è una grande freccia così. Ok? Quindi la variazione della quantità di moto per un urto elastico è una grande freccia verso l'alto. Giusto? Adesso fate questo. Un urto anelastico. Cioè la biglia che parte, cade, poco prima dell'urto ha una certa quantità di moto. Dopo l'urto non ce l'ha più perché è ferma. Qual è la variazione della quantità di moto? Allora, prima dell'urto è questo, dopo l'urto è il vettore nullo, e quindi la variazione della quantità di moto, che è uguale alla finale meno la iniziale, è uguale a zero, vettore nullo, zero, non lo disegno, meno questa freccia qui. Ma cos'è questo? Meno questa freccia qui. È la freccia verso l'alto. Cosa deducete? Quale biglia ha subito una variazione di quantità di moto maggiore? Quella d'acciaio che rimbalza sul tavolo d'acciaio o una pallina di acciaio che rimbalza su un tavolo di fango? Quale ha subito una variazione di quantità di moto maggiore? La prima, perché lo vedete, la variazione è una grande freccia verso l'alto, questa variazione è una freccia sì verso l'alto ma più piccola. D'accordo? Ma siccome la variazione della quantità di moto è l'integrale del tempo della forza, ammesso, e non concesso, ammesso che la durata della forza, perché cos'è una forza? È qualcosa che cambia la quantità di moto. Questa è una quantità di moto, poco prima dell'urto, subisce una interazione col tavolo, la sua quantità di moto cambia, perché ha agito una forza, la forza che nasce dall'interazione del tavolo. D'accordo?
ha cambiato quantità di moto da questo a questo perché c'è stata la forza. Questo ha cambiato da questo a zero perché c'è stata la forza. Quale forza? L'interazione col tavolo. Quindi, a me se non concesso che la forza abbia agito per lo stesso intervallo di tempo, non so, un millisecondo, no? Quale delle due forze è più grande? Coraggio? Il tavolo esercita una forza o no sulla biglia? Sì, perché? Perché ha cambiato la quantità di moto. La biglia aveva la quantità di moto verso il basso e poi ce l'ha verso l'alto. C'è stata una forza che ha agito, ma la forza ha agito in un certo intervallo di tempo. Ok? Ma supponiamo che le due forze, nel caso che la biglia sia di metallo o la biglia sia la ventosa, supponiamo che l'intervallo di tempo in cui la forza agisce sia la stessa. Voi cosa deducete? Il tavolo ha esercitato uguale forza sulle due biglie o ha una maggiore forza su uno anziché l'altro, sull'altro? E su quale biglia è agita una forza maggiore? Cioè, il tavolo deve esercitare una maggiore forza nel caso della biglia che rimbalza elasticamente o della biglia che si ferma il blocco? Ma no, signorina, non sta ragionando! E mi permetta, faccia bip, cazzo! Non sta ragionando! Perché il tavolo che fa rimbalzare esercita una maggiore forza? Perché la freccia da così è diventata così! Ha dovuto girare la freccia della quantità di moto. Nel caso della biglia con la ventosa, la freccia da così è diventata zero. È cambiata sì, ma è cambiata meno! Qual è la freccia che è cambiata di sputato sputacchio? Qual è la freccia che è cambiato di più? Qual è la prima? Che non mi ricordo io stesso. La elastica! È nell'urto elastico che la freccia della quantità di moto ha dovuto andare, avere una certa direzione in un certo modo, girarsi, e se l'urto era perfettamente elastico era lo stesso modo, ma era girato. Nell'urto elastico la quantità di moto da un certo valore diventa zero, cambia di meno nell'urto anelastico e cambia di più nell'urto elastico. Quindi se voi prendete due biglie uguali di massa, di uguale massa, ma una d'acciaio e una di creta e le fate cadere su un tavolo di cristallo della vostra nonna, magari antico, vecchio di qualche centinaia di anni, qual è l'esperimento più rischioso? Che rischia di rompere il tavolo, quello in cui la biglia balza o quello in cui la biglia si spiaccica? Quello in cui rimbalza. Perché i poliziotti antisommossa sparano proiettili di gomma? Signorina, non è. La faccio a lei la domanda. Perché sparano? Perché lei ha fatto un avviso. No, perché avevo detto una cosa che avevo detto prima. Peggio, le faccio domanda, lo tiro. Perché non sparano proiettili della stessa massa ma di gomma che si, non di gomma dura che rimbalzi, ma di qualcosa che si spiacci, tipo una mozzarella, e la persona è coperta da una specie di sbobba appiccicosa? Perché invece di non sparare proiettili di gomma dura che rimbalzano boing boing boing, non sparano proiettili di una sostanza gelatinosa che rimanga appiccicato? Se io voglio buttare la persona per terra, quale è più efficace? Un proiettile che rimbalzi o uno che si appiccichi? Che rimbalza. Perché la forza è maggiore. Perché in un caso il proiettile che rimbalza, la quantità di moto ha una direzione e la forza la deve completamente ribaltare. Nel caso in cui si appiccichi, la variazione della quantità di moto è più piccola. Se volete buttare giù una persona, sparate addosso qualcosa che rimbalza. Pensateci. La prossima volta che guardate una sommossa, vi consiglio di non partecipare alla sommossa, perché è da stupidi. La dinamica di folla è una cosa orribile. Voi potete avere tutte le ragioni di questo mondo,
a scendere in piazza, ma una volta che siete una folla, la persona non pensa più e scattano dinamiche di folla. Il mio consiglio è, quando si ha una sommossa, voi mettetevi da parte e guardate. Imparate un sacco di cose da psicologia umana, ma anche fisica. Ok? I proiettili di gomma sono una notevole invenzione. La persona può farsi male perché subisce una grande forza, eh? Ma qual è la forza maggiore? Uno che rimbalza o che appiccica? Pensateci. Qual è la forza maggiore? La biglia che rimbalza o la biglia che si appiccica? E così ci vediamo alle 3, alle 2.